Amen. Pace di Cristo, fratelli, Dio vi benedica. Oggi è mercoledì 27 marzo 2019 e siamo qui in chiesa per ascoltare veramente lo studio che Dio, nostro Signore, ha messo nel cuore del pastore. Prima di passare la parola al pastore Valenti, vogliamo iniziare con una preghiera. Signor Gesù, ti ringraziamo, Padre Santo, Signore, per tutto quello che tu fai per noi, Signore. Per ogni volta, Signore, che ci consenti di essere qui, Signore, ad ascoltare la tua voce e la tua parola, Signore, che è tanto importante nelle nostre vite, Signore. Benedici, Signore, la tua famiglia, Signore, la nostra famiglia, i miei fratelli, Signore, i miei familiari, la mia famiglia della fede, Signore. Benedici ognuno di noi, Signore, perché ognuno è importante, Signore, dal più piccolo al più grande, Signore, tutti per te, Signore, siamo importanti, Signore, siamo il tuo popolo, siamo il tuo gregge, Signore, siamo veramente coloro che tu hai scelto, Signore, che hai tolto dal mondo, che hai selezionato dal mondo, Signore, affinché veramente possiamo glorificare il tuo nome. Benedici, Signore, ognuno di noi che è qui, Signore, che sia un terreno fertile, che sia, Signore, propenso a ricevere la tua parola, Signore, che abbia, Signore, l'intendimento per ascoltarla, per meditarla, Signore, per comprenderla, Padre Santo, perché solo grazie a te, Signore, che noi comprendiamo. Apri i nostri occhi, apri le nostre orecchie, affinché veramente noi possiamo intendere la tua parola, Signore. Alleluia. Benedici il pastore, Signore, che sia libero, Signore, veramente di ogni pensiero, Signore, che possa predicare, alleluia, la tua parola nel nome potente, glorioso e meraviglioso del Signor Gesù Cristo. E amen. Amen. Sia lodato e glorificato nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Un ringraziamento al Signore per questo giorno di vita, perché ci ha riuniti ancora qui sotto la sua protezione. Un santo bacio a tutti presenti, a coloro che grazie a Dio e a lui ascolteranno ancora questo studio. Quindi il saluto è nel nome che è al di sopra di ogni nome, del Signore nostro Gesù Cristo. Bene, si tratta di un approfondimento intorno allo studio che abbiamo fatto la settimana passata, ed è esattamente questo: che cosa dice la Bibbia sulla sposa e le nozze dell'agnello. È un argomento appena sfiorato la volta scorsa, ma questa sera vogliamo approfondirlo. Alleluia. Vediamo che c'è un versetto nella Bibbia, Apocalisse 19,7, ma che lo leggo io, è un breve verso, ce l'ho qui davanti, che dice questo: rallegriamoci, giubiliamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Ringraziato sia il Signore per questo. Alleluia. Le nozze dell'agnello sono uno degli eventi più grandi profetizzati nella Bibbia. Ma chi è la sposa di Gesù o dell'agnello? A questo vogliamo rispondere. Ora vedete, come abbiamo detto, rallegriamoci, giubiliamo. Come dire, la nostra allegrezza non sia normale, ma piena di giubilo. Mm-hmm. Il giubilo è qualche cosa di veramente che ci isola da qualsiasi cosa e ci tiene in comunione col Signore, con ringraziamento, con apprezzamento. E diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Vedete, mi voglio soffermare soprattutto qua. La Bibbia non dice che il Signore vuole una sposa quasi pronta o quasi preparata. È come dire, sono andato alla stazione e ho quasi preso il treno. In altre parole, l'hai perso. Cioè, quasi preso il treno non esiste. O l'hai perso o l'hai preso. Ora qui il discorso è: la sposa è preparata poi nel tempo giusto, e questo mi dà una grande gioia, che vuol dire che grazie a Dio il Signore ce l'ha fatta, perché guardate, è sempre opera di Dio. È chiaro, ci vuole la disponibilità anche nostra di amare il Signore al di sopra di ogni cosa, che questo dice il primo comandamento, ma è chiaro che dobbiamo anche essere poi l'argilla, dire: Signore, modellami come piace a te, e lasciate stare che vi dica che se noi ci mettiamo nelle mani di Dio, Lui sa cosa fare esattamente. Ma quando non abbiamo attitudine, no, questo non è per me, questo è per altro, io sono migliore dell'altro, ma questo non è un prepararsi, è un ribellarsi, e non si arriva mai alla prova, alla preparazione completa. Quindi rallegriamoci, come vedete la Bibbia parla di rallegrarci, perché il tempo è vicino. Amen. Giubiliamo e diamo la gloria al Signore, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Grazie a Dio, che io spero che tutti quanti noi siamo preparati, siamo pronti intanto ad aumentare la nostra conoscenza riguardo dello sposo, perché alla domanda chi è la sposa sono
è la Chiesa, è la Chiesa di Cristo, quella che l'ha accettato con le persone Salvatore, quello che si è battezzata, si fa battezzare nel suo nome, riceve lo Spirito Santo e poi alla fine ancora prosegue il cammino per tutti i giorni che il Signore ci concederà per la santificazione. È chiaro che questo processo di santificazione non si può ottenere in un batter, come dire, in un secondo, frazione di secondo, ma ci vuole del tempo. Ora c'è chi ha fame di santificazione e fa prima, c'è gente invece che ha 30 anni che sono in fede o 40 e sono fermi ancora a 30-40, quindi diamoci una svegliata tutti quanti siamo. E quindi vediamo che quando si parla della sposa sono coloro che hanno iniziato sulla via che li porterà alla natura divina, e questo lo vediamo in 2 Pietro 1,4. Prendono tu, poi Bici può prendere Efesi C. Ce l'hai la Bibbia Bici? No, no. Allora passiamo a Valentina. Pensi di poterla... C'è una Bibbia qua? Sì, c'è. Sì, secondo Pietro. Dentro 1,4. Secondo Pietro 1,4. E poi Efesini 5, 25 e 27. Sì, 5, 25. Apocalisse 19, 8. Scrivetele tutte, quindi 19, 8. E Matteo 22, 14. E così siamo pronti per questa... Posso leggere? Aspettiamo che viene un attimo Giuse, però così... Ma eccola qua, Giuse qua. Io ve ne prendo Bici, se sono venuto. Bici, volevi uno. Efesi 5, 25, 26. Perché questa è diversa. No, no, non è Efesi, nell'Epistola di Paolo. Allora, 9 e... Capitolo 5. Quindi Efesi 5? Sì. Dal versetto 25 a 26. Alleluia. Intanto io, Giovanna, leggi tu secondo Pietro 1,4. Amen. Il Signore se lo dà. Amen. Attraverso queste cose sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione e nel mondo a causa della concupiscenza. Tutti eravamo sotto corruzione, in un modo o nell'altro. Qualcuno può dire, ma io ho solo uno, due, tre peccati massimo, e l'altro è da invece, io ne ho mille, duemila, non so come fare. Non c'è differenza fra chi ha un solo peccato e chi ne ha 3.000. Anzi, vi dico che è più facile che chi è carico di 3.000 peccati o più, e magari sente più bisogno forse di avvicinarsi al Signore ed essere perdonato. Chi invece ha uno, due o tre peccati pensa che basta fare un po' di beneficenza, di fare quindi l'autogiustizia, e pensa di essere salvato perché ha pochi peccati al comando dell'altro. Così non funziona. Alcune persone possono essere più avanti su questa via di altre. Alcune persone possono avere appena cominciato. Tutti però che camminano su questa via sono membri del corpo di Cristo, si accingono ad essere la sposa di Cristo, si stanno preparando. E questa preparazione è quello che già abbiamo visto in Apocalisse, che la sposa era preparata. Quando è preparata e si presenta davanti al Signore, questo è il massimo che si può veramente ottenere. Sia ringraziato il Signore che Lui sta lavorando nella nostra vita. Quando il Signore ci parla attraverso la sua parola, nelle predicazioni, anche parlando con i fratelli più anziani, spirituali, vedete, ha uno scopo preciso il Signore, quello di modellarci, quello di lavorare nella nostra vita. Non facciamo che lo faccia in vano, non dobbiamo far dire che sì, questo non mi ha fatto in vano, dobbiamo dire, Signore, io voglio essere pronto. Sono quelli che amano Gesù, e noi amiamo il Signore, che lo dobbiamo dire, Signore, ti amiamo. Sono i suoi seguaci, sono coloro che bramano di essere con il loro Signore e Maestro, sono coloro che hanno preso la decisione di servire Gesù con tutto il loro cuore, con tutta la loro anima e con tutto il loro essere. Loro sono coloro che Gesù pulisce e purifica. Loro saranno una chiesa gloriosa, senza macchia né ruga, in una parola, santi, cioè quella chiesa santa. E quindi Bice può leggere Efesi capitolo 5, versetto 25, 26. 25 a 27? Sì, leggi. Mariti, amate le vostre mogli, siccome ancora Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, acciocché la santificasse, avendola purgata con l'acqua dell'acqua, nella virtù della parola,
per far comparire essa Chiesa davanti a sé, gloriosa, non avendo macchia né crespa né cosa alcuna tale, ma a ciò che fosse santa e irreprensibile. Fino a 27? Sì, hai detto, basta. Ora, la misura dell'amore che dobbiamo avere noi verso il Signore, qual è? Perché dice, comincia e porta un esempio, marite, amate le vostre mogli come io, il Signore, amo la mia Chiesa, ho amato la mia Chiesa. In altre parole, Gesù Cristo ha dato la propria vita per la sua sposa. E quindi ogni marito, piuttosto di pigliare il coltello della cucina, piuttosto di prendere la cinghia, piuttosto di dire parolacce, o addirittura noi sappiamo la cronaca, purtroppo ci riserva queste cose, dovrebbe riflettere su questo. Anche alzare la voce. Alzare la voce. C'è un amore, passione nelle cose, ma compassione, ma amore. L'amore risolve il problema. E la Bibbia ci dà tutti gli esempi possibili su questo. Una sposa, una persona paragonabile al suo sposo. Ora, è impensabile che il Signore, che è santo, abbia una sposa non santificata. È impensabile una cosa del genere. Noi, il Signore non merita una cosa del genere. Merita una sposa santa, consacrata, lavata proprio col sangue di Gesù Cristo. Questo è perché sta scritto in 1 Pietro 1,15. C'è qualche, per esempio, Valentina, che hai preso questo? No. No, primo Pietro. Prendo, è la sorella Marisa, Apocalisse 19,8. Questa già ce l'ho. Sì. Ma posso leggerlo? No, 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 primo Pietro. E, capitolo 1, versetto 15. Alleluia. Alleluia, Signore. Mano santa. No, già fatta. Allora, primo Pietro 1,15. Sì, puoi leggere. Ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siete santi in tutta la vostra conduzione. Siate, non dice siete. Voi pure siate, scusate. Siete. Siate santi in tutta la vostra conduzione. No, perché cambia completamente. No, cambia, siete, siate. Già c'è, il versetto l'ha finito? Bene. E dice proprio questo, ma come quello che vi ha chiamato è santo, dobbiamo essere d'accordo di pari sentimento. Gesù Cristo è santo. Amen. Amen. E non dobbiamo dubitare su questa, sulla santità del Signore Gesù Cristo. Anche voi siete santi in tutta la vostra condotta, e per esserlo abbiamo bisogno di stare in comunione, in contatto col Signore, col suo Spirito, con la sua parola. Se no, ognuno sarà santo secondo se stesso, invece dobbiamo essere santi secondo Dio e non secondo noi stessi. La sposa di Cristo sono coloro che splenderanno con una luminosità e una purezza e una santità esattamente come colui che l'ha chiamata è santo. Dobbiamo avere la stessa purezza, la stessa luce di colui che ci ha chiamato, che è Gesù Cristo e che è santo, quello del Signore Gesù Cristo. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, di quello fino proprio, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Ma questo lo doveva leggere la sorella Marisa. Legge la sorella Marisa. Allora, 19,8 di Apocalisse. Amen. Allora, le è stato dato di essere vestita di lino finissimo, puro e splendente, poiché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Uh-huh. Non dobbiamo avere altro rivestimento. Rivestitevi di Cristo, dice la Bibbia. Rivestiamoci di tutta l'armatura di Dio, dice la Bibbia. Ma questa è la parte più importante, di rivestirsi di questo lino purissimo che sono le opere dei santi. E ora quest'opera non è possibile senza la fede, che la fede per restare viva ha bisogno che noi siamo operosi, se no muore anche la fede. La sposa di Cristo ci prepara per Lui, ovvero si prepara per Lui. Ogni secondo che ha su questa terra lo usa per prepararsi per lo sposo. Il suo lino fino non è qualcosa che le è stato dato durante le nozze, ma è qualcosa che si è fatta da sola durante un periodo in terra camminando nella giustizia. E quindi avviene qua, non dovete pensare un giorno, beh, siete la mia sposa, adesso vi do un vestito di lino fino. Quanto è importante questo fare vestito, questa parte. È durante il percorso che facciamo noi sulla terra. In questa vita. È importante questa parte, questa porzione dello studio. Infatti, stiamo approfondendo noi. Fino ancora un po' su queste cose, secondo me. Ecco,
Poi c'è l'abbiamo. Peppe, tuo primo manco ce l'hai. Non c'è nessuno che può leggere su questa legge con Giovanni. Matteo 22, 14. Poiché molti sono chiamati, ma pochi A volte sento dire, voi siete quattro gatti, invece la Chiesa Cattolica o altri sono pieni. Bene, questo versetto risponde già sono pochi le chiamate. Le chiamate già sono poche, perché c'è gente che anche non ne vuole sentire niente, quindi neanche chiamata. Poi tra le chiamate ancora sono poche quelle. Allora, qui non dice pochi chiamate. Qui dice in effetti un'altra cosa. Perché molte sono chiamate, ma pochi gli eletti. Ora, pochi sono quelli che accettano la chiamata. Ora vedete, il metro per misurare questa cosa non può essere come può dire, beh, la Chiesa cattolica sono 600 milioni, noi saremo 15 milioni. Quindi allora lo sono, nella verità noi no. Non è così. Nella verità sono, è la minoranza che perché la verità induce a un cambiamento e la gente invece non vuole cambiare, vuole solo fare religione, cioè mettere un po' di narcotico alla propria coscienza, giusto per dire sono cristiano. Vediamo già quanto è difficile nella nostra chiesa, figuriamoci. Almeno c'è un'apparenza di cristianesimo senza che nell'interno lo è, solo l'esteriore, come la lippia ricevuta, diciamo noi, cioè quella cosa sottile sottile di cristianesimo. Superficiale. Il Signore ci vuole cristiani fuori e cristiani dentro. Questa è la sposa è lo stesso della Chiesa, ma non ci sono molti che vengono veramente contati in questo numero. Vengono mandati molti inviti, ma non molti scelgono di rispondere. Esatto, del Signore. Questa è la realtà. Molti inviti, ma questi inviti a volte li facciamo noi, ma dobbiamo pensare un po' più in grande. Questi inviti li fa il Signore, perché molti chiamati è Dio che chiama, non siamo noi che chiamiamo la gente. Noi siamo strumenti nelle mani del Signore. Possiamo invitare le persone ed è quello che dobbiamo fare. Possiamo andare nella loro casa a parlare di Cristo, la parola di Dio. Ma non è questo, è il Signore quello che poi chiama al ravvedimento le anime. O la gente inizia un tratto, poi si fermano e non vanno in secondo video. Ma la Bibbia parla del primo, avendo fatto il primo migno, che è quello che ci viene angariato, cioè non lo facciamo perché è d'obbligo, perché qualcuno ci spinge a farlo. Ma il secondo miglio noi lo vogliamo fare invece per amore del Signore e per questa meravigliosa verità. Quindi possiamo dare un sottotitolo: preparati. Inteso nel modo giusto, la sposa non è un gruppo di elite di cristiani speciali di cui solo alcuni possono far parte. Non è così. Amen. Chiunque può fare parte. Amen. La sposa sarà formata da un piccolo numero, ma non perché solamente alcuni sono stati invitati, non perché sono alcuni invitati, è perché solamente poche persone hanno deciso di rispondere. Non è, ho capito, non è perché ne vediamo poca gente, è perché non c'è stato fatto il lavoro, o perché il Signore se n'è andato a viaggio chissà dove, non si è più curato dell'umanità. Assolutamente, assolutamente, non è per questo, è perché la gente non risponde a questo invito. Per essere parte della sposa devi rispondere alla chiamata e iniziare a seguire Gesù sulla via su cui lui stesso è andato. Questo periodo in terra è un periodo di fidanzamento, lo possiamo anche chiamare così, per Gesù e la sua sposa. Hanno un amore intenso l'uno per l'altra e desiderano fortemente essere riuniti. La sposa vuole essere vicina a Gesù, al suo sposo celeste, e ci sarà di tutto, si farà di tutto perché per pagare anche qualsiasi prezzo avrà un costo, ci sarà qualche sacrificio da fare, ma la Bibbia chiama sacrificio di lode, di lode, di gloria. Dobbiamo essere pronti, predisposti a pagare qualunque prezzo, visto che il Signore non si è risparmiato in questo senso. Gesù prenderà la sua sposa appena lei è pronta. Il tempo è breve, ma c'è ancora un periodo di grazia per la sposa per prepararsi ed è ancora possibile ascoltare la chiamata e poi magari vedremo di fare qualche approfondimento sul rapimento della sposa, che lo vedremo nelle prossime volte, che rientra sempre in questo studio. Rispondere alla chiamata per essere parte della sposa è il primo passo, è una semplice decisione ed è questa: io voglio servire Dio con tutto il cuore. La via da percorrere dopo questo è descritta in Colossesi 3, 1, 17. Chi lo prende per primo può leggerlo. Colossesi 3, 1, 17.
Invece dice che c'ha l'apertura della Bibbia in primo Pietro, mi pare era poco fa. No, ora Matteo c'è. Ah, vabbè, sei secondo Pietro 3:12. Preparate per secondo Pietro 3:12. Colossesi. Colossesi 3:1-17. Amen. Sì, leggi per prego. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza. Fra cui un tempo camminaste anche voi quando vivevate in essa, ma ora deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare osceno. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo che si va rinnovando nella conoscenza ed immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è giudeo e greco, greco e giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scita, servo e libero, ma Cristo è tutto in tutti. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, sopportandovi gli uno gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro. E come Cristo vi ha perdonati, così fate pure voi. Grazie. E sopra tutte queste cose rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati in un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uno gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. E qualunque cosa facciate in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui. Amen. Grazie al Signore per queste meravigliose parole, che il Signore le voglia veramente incidere nel nostro cuore. La sposa imposta la sua mente sulle cose di sopra, sulle cose da dove viene la perfezione, cioè sulle cose celesti. Alleluia. La sposa è paziente, è umile, longanime, e fa frutto nel nome del Signore Gesù Cristo. L'unica cosa che vuole è affrettare il giorno del suo ritorno, cioè del ritorno dello sposo. Ed è logico su questo, no? La cosa che per noi conta è la venuta del Signore. Infatti, in concordanza con lo Spirito Santo, cosa dice la Bibbia? E lo Spirito e la sposa dicono: vieni Signore. Noi veramente diciamo veramente: vieni Signore, così ci togli da questi guai, da questi problemi che ci sono sulla terra, che veramente ormai non c'è più misura. La misura è colma. Quello che accade, hanno circonciso un bambino di 5 mesi ed è morto. Ma è incredibile. L'hanno fatto i genitori? Ancora, sì, i genitori a casa. Ma questa è una delle cose che do il rischio altissimo che accada. Ma ci sono tante altre situazioni che io non so in che mondo stiamo vivendo veramente. Ma voglio il Signore venire e prenderci con sé, che è la cosa migliore che possa essere. Non si mangia del Vecchio Testamento. Non si conosce dopo la venuta del Signore. In Italia si conosce questa pratica, diciamo. Quindi se vanno a farla. Non erano italiane, se vanno nella sanità italiana lo riconoscono questa pratica, gliela fanno gratuitamente. Gratuitamente, però. Quindi, perché l'hanno sottolineato questa pratica? Non lo sapevo. Questa è una delle gocce, una di quelle dell'oceano, ma tante altre situazioni ci sono che sono veramente incredibili. È chiaro che il diavolo c'entra in tutte queste cose, e come?
magari se ne parla poco, ma c'entra, sulle malattie, sulla mancanza di pace, il fatto che non c'è gioia, il diavolo c'entra, ma noi dobbiamo capire il suo gioco, di sfidarlo e dire: Signore, metti la tua pace, la tua gioia, non quella del mondo, quella tua nel mio cuore, nella mia vita. Noi abbiamo ragazzini musulmani che non mangiano la carne di maiale, non la vogliono. Sì, sì. Completamente, se c'è la pizza non vogliono la pizza col prosciutto, non la vogliono. Sì, sì. Sono educati in questo modo. Però loro non sono cristiani, non si basano sull'Evangelo. Non lo so. Non lo mangiano. Però sono fedeli a quello che credono. Sono fedeli a quelli che credono. Sì. Zero tolleranza per loro. Ma questo non costituisce alcun problema. Non è un problema. Fermi, eh. La sposa è talmente innamorata che è disposta a pagare qualsiasi prezzo per sbarazzarsi di tutto il peccato, di tutto quello che non è come Gesù, come Gesù Cristo. Qualsiasi sacrificio, qualsiasi prezzo. Alleluia. Lei respinge, cioè la sposa, tutti tali pensieri e li mette a morte. Noi tutti i pensieri cattivi li vogliamo mettere a morte, noi non vogliamo dondolare. Colossese 3.5, chi prende Colossese 3.5? Qua c'è il 3.5, l'abbiamo appena letto. Sì, sì. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri, sì, e cattive avidità, perché, che è idolatria. Sì, è incluso nel gruppo di versetti di Colossese 3.1.17, è vero. L'abbiamo ripetuto. E in questo modo la vita di Cristo si può manifestare in lei. In questo modo diventa un aiuto comparabile a Lui, con tutto il suo essere, brama di essere con Cristo e sa che la via per farlo è diventare come Lui, non c'è altra strada. Amen. Essere come il Signore Gesù Cristo è. Uno può dire: ma questa è un'ambizione, sembra qualcosa di arrogante, sembra qualcosa di irraggiungibile. Quando hanno chiesto al Signore: Signore, ma così nessuno può essere salvato? Gesù Cristo non gli disse: avete torto. È vero, nessuno può essere, ma a Dio è possibile. A Dio tutto è possibile. Amen. Quindi non c'è salvezza al di fuori del Signore. E se noi siamo col Signore, siamo salvi. E questo è il discorso. Per diventare pura e limpida, così come Lui è puro, per essere trasformata in natura divina come Lui. Primo Giovanni 3, 2, 3. Chi prende questo versetto? È nella lettera di Giovanni. Buongiorno. Capitolo 3, versetti 2 e 3. Carissimi, ora siamo figlioli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. 2 e 3. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Quindi noi non siamo attualmente e al livello in cui il Signore ci vuole, ma Lui sta lavorando in noi affinché quando ci sarà la sua apparizione noi lo vedremo faccia a faccia come Lui è, e saremo simili a Lui. Gloria al Signore nostro Gesù Cristo. Lavora il Signore nella nostra vita. Niente al di sotto della perfezione è accettabile. Qualsiasi pensiero che non sia gradita o gradito a Cristo viene immediatamente messo a morte. Il peccato non è un'opzione per lei, lei vuole essere con il suo sposo. Così lei diventa santa, se si riferisce sempre alla sposa, come Lui è santo. Queste sono le opere giuste dei santi, come descritto in Apocalisse 19, 8. Ma io questo l'abbiamo letto prima. Sì. Così vediamo. 19, 8. Gloria al Signor nostro Gesù Cristo. Degno di ogni lode. Quindi qualcuno legge Apocalisse 19.8? Abbiamo già letto. No, 19.7 abbiamo letto. No, 19.8 abbiamo letto. Vabbè, ripetiamo. Posso leggere? Sì. È stato dato di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente, perché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Dacci questo vestimento, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Bene, quindi le nozze dell'agnello. Infine, quando la sposa è pronta per incontrare lo sposo, Gesù tornerà per prendere la sua amata,
Dopo tanti anni di tribolazione possono essere finalmente riunite, tutti i cieli si rallegreranno nella celebrazione di questo evento e ci sarà un'enorme festa di nozze. Ed è scritto in Apocalisse 19, 7, 8, che non andiamo a leggere visto che già l'abbiamo appena, letto. Sì, l'ha detto anche il 7, dove dice rallegriamo, ci giubiliamo. Ci giubiliamo, perché la sposa è già pronta per incontrare il Signore. E quindi immaginate voi quando sulla terra c'è un re, per esempio, quando si è diventata regina Elisabetta d'Inghilterra, è stata la prima trasmissione in Mondovisione nell'anno 54, 55, 50, negli anni 50 più o meno. E quindi tutto il mondo dove c'era Telestar, questo satellite nuovo era stato messo in orbita proprio in quel tempo, hanno trasmesso in tutto il mondo visione tutto l'evento di questa regina Elisabetta. Ora, è sempre una cosa che c'è stata, è rimasta nella storia, una cosa di grandissima risonanza mondiale, ma questa è nulla paragonato alla sposa e la sposa di Cristo, cioè la sposa che è la Chiesa e la sposa che è il Signore Gesù Cristo. Pensate voi, i cieli dei cieli si rallegreranno, non qua a livello planetario, qua a livello cosmico siamo, gloria al Signore nostro Gesù Cristo. Alleluia. Adesso la sposa può essere con lo sposo, la lunga notte è terminata, adesso lei è stata perfezionata, lei è perfettamente unita con Gesù in volontà, in scopo, in natura, per non essere mai separati per tutta l'eternità. Primo Corinzi 6, 17, dove troviamo una conferma di questo, dire. Chi prende Primo Corinzi 6, 17? Amen. Prendi. Qualcuno ce l'ha? Amen, ce l'ho, ma se vuoi lo puoi leggere. Leggi, sorella, facciamo una volta. Allora, ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Amen. Se siamo uniti con Cristo, tutt'uno col Signore siamo. Questo è il discorso. Grazie a Dio. Loro stanno lì in cielo, una moltitudine di guerrieri ed eroi vestiti di bianco puro, un esercito che ha pagato il prezzo ed ha dato tutto per essere lavata e purificata e trasformata ad immagine di Cristo. E loro splendono più luminosamente del sole, splendono in una nitidezza direi assoluta con il Signore nostro Gesù Cristo. Gli eroi dell'Antico Testamento e i martiri della grande tribolazione, tra gli altri, sono sicuramente servi di Dio ed hanno comunione con Cristo. La sposa di Cristo però ha una chiamata molto speciale. Lei è seduta accanto a Lui, lei è uguale a Lui, lei ha sofferto le stesse sofferenze che Lui ha sofferto in terra ed ora lei ha la sua ricompensa. È una ricompensa molto più grande di qualsiasi ricompensa data a nessun altro in cielo o in sulla terra. Le viene posta al di sopra degli angeli, al di sopra dei cherubini, al di sopra di tutta la creazione di Dio per essere una compagna e un aiuto per il Figlio di Dio. Guardate che ci sono cose gloriose, attributi, aggettivi che sono che si possono dare solo al Signore, basta, al Signore e alla sua sposa, che la sua sposa non è che è santa perché noi siamo più bravi degli altri, è perché il Signore ci ha informati e col suo spirito ci consiglia di fare delle cose che alla fine il percorso ci porta alla santificazione totale. Gloria al Signore nostro Gesù Cristo. Il compito della sposa nell'eternità sarà sempre e quello sarà sempre accanto allo sposo. Leggiamo in Apocalisse 22, 17, che ci conferma questa cosa. Dico io? Sì. E lo spirito e la sposa dicono, vieni, chi ode dica parimente, vieni. Viene Signore. Amen. Aspetto per Sergio, ok. Vieni, e chi ha sete venga, e chi vuole prenda il dono dell'acqua, della vita. Grazie Signore nostro Gesù. Lo Spirito Santo e la sposa dicono, come ho accennato poco fa, vieni, e chi ode dica, vieni, voglia se andare udito, perché non c'è sordo più sordo di colui che non vuol sentire. Noi vogliamo udire e far sì che molti possano udire e dicano, vieni, ci canno lo stesso desiderio nostro.
e chi ha sete venga, perché l'acqua che disseta veramente ce l'ha solo Gesù Cristo. Alleluia. Grazie. E chi vuole prende in dono, non costa nulla, prende in dono dell'acqua della vita. E come abbiamo detto in Apocalisse 22:17, lei è lì accanto a Cristo per asciugare lacrime e cancellare dolori. Non c'è più grande ricompensa di questo, e non c'è miglior uso del nostro tempo in terra che prepararsi per il giorno della sua venuta in grande attesa. Essere talmente innamorati di Gesù Cristo che le vite che viviamo qui in terra sono degne della sposa che Lui vuole sposare. Sia ringraziato il Signore veramente per ancora questo. Io spero che queste cose sono cose che probabilmente noi sapevamo, ma noi vogliamo ribadire affinché venga rinfrescata la parola di Dio, venga messa in, come si dice, emerga, perché a volte ragazzi, ci si crea un po' di crosta, un po' di cenere sopra, ma vogliamo che sia chiara la parola di Dio nella nostra vita, non ci sia confusione nella nostra mente, affinché possiamo dire assieme allo Spirito Santo: vieni Signore, vieni a prendere la tua sposa, a sposare la tua sposa. Siamo fidanzati fino adesso, ma saremo la sposa di Cristo. Spiegare questo con terminologie, paragonandola alla sposa nel senso di uomo e donna come viene sulla terra, non è assolutamente facile, perché parliamo di cose celeste. A volte il Signore porta esempi di cose materiali per farci capire meglio le cose celeste, ma non è di semplice comprensione, a meno che il Signore non ci metta veramente a chiaro, a pane pane, vino vino, ogni cosa. Non è facile capire che noi, il Signore non distingue più se è maschio o femmina, eppure parla della sposa con termini femminili, giusto? Ma per il Signore, quando saremo lui, non esiste più il discorso di maschio e femmina. Quindi entrare in questo meandro ci porta, ma l'importante è capire l'importanza che dobbiamo essere santi, seguire il Signore, e che il Signore sta fatto di tutto affinché noi possiamo arrivare fino in fondo a questo percorso. Poi, se qualche cosa non abbiamo compreso qui in terra, è questione dei primi 5 minuti che saremo col Signore, capiremo ogni cosa. Benedetto il Signore. Fin qui questo studio, il Signore ci voglia grandemente benedire, vuole dire anche coloro che ascolteranno tramite voi. Pace di Cristo a tutti. Amen. 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 Alleluia. Io, Pietro, Padre.